Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con voi. Ci sono io, Paolo Va. Questo è il mio nuovo video in cui io aprirò questo pacchetto. Anche se è piccolo così, io lo aprirò insieme a voi. Perciò adesso ragazzi, non so, direi di non perdere altro tempo perché fuori sta facendo buio e io devo fare in tempo ad aprire questo pacchetto. E adesso scoprirete il perché devo aprire in tempo questo pacchetto prima che faccia buio fuori. Perciò si parte all'apertura. Questo è il pacchetto, come vedete, questa sarebbe la misura. E perciò adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Più o meno so che cos'è, però non sono sicuro perché io ordino tante cose su internet, tra cui mouse random che potrebbero essere piccoli così, però questo lo scoprirete più tardi. Ok ragazzi, come vedete all'interno c'è questa cosa così, YI, e basta, nient'altro. Ah, roba in cinese. Come vedete, questo è un ottimo segno, vuol dire che l'oggetto dentro è molto costoso. Poi dentro non abbiamo più niente, come vedete, questo possiamo buttarlo via. Questo è quello che ci interessa, perciò adesso apriamo. Però ragazzi, veramente è una cosa strana, la scatoletta è piccolissima, io me la aspettavo molto più grande. Intanto sentite la moto che è molto utile. Ecco qua ragazzi, la pellicola la togliamo, questa anche, come vedete senza pellicola è ancora più strana la scatoletta. E adesso il momento più aspettato di sempre, apriamo dentro. Eccola qua ragazzi, la Xiaomi YI. Questa ragazzi è una videocamera, adesso non so come si tira fuori, però se tocco l'obiettivo dopo è un problema. E non penso si faccia in questo modo, ma eccola qua ragazzi, eccola qua. Spessore, grandezza, dietro. Questa cosa costa tipo sui, non so, 100 euro circa più o meno, ed è piccola così ragazzi, la Xiaomi YI. Come vedete c'ha solo due tasti d'accensione e uno della wifi, che dopo vi spiego a cosa serve. E è tutto qua. Poi dentro la scatola ovviamente mettiamola qua davanti agli altri iPhone, iPod. Dentro la scatoletta è morbida, fighissima, tipo molto bella. Poi qua abbiamo le istruzioni, perché se voi siete dei cinesi potete leggerla, altrimenti vi attaccate al canto. E poi un'altra cosa che abbiamo qua è cos'è? Non si sa che cos'è. Sì. Ah, cioè, come dovrei caricare il mio telefono oppure il mio, la mia videocamera, non lo so, vabbè. E poi l'ultima cosa, ma questa è quella di riserva oppure, madonna sei piccola. No, aspetta, ma quanta energia ci sta dentro, da quanti milliampere è? Piccolissima. Ovviamente in cinese. Questa ci stacca, questa, se potessi leggere forse ragazzi saprei se ci stacco o no, ma visto che mi servirà usare Google Traduttore a questo punto. Però penso che non ci stacca. Boh, vabbè. Vediamo, la batteria deve essere posizionata verticalmente. Ok ragazzi, abbiamo imparato il cinese. Qua c'è scritto la batteria deve essere posizionata verticalmente. Perciò niente, adesso possiamo mettere via il nostro Google Traduttore e direi di iniziare a montare questa cosa. Capito come si apre, ci ho voluto l'aiuto del mio, com'è che si chiama, non lo so, vabbè, quello che regista, insomma, per poche parole. In pratica adesso verticalmente, boh, penso di averla inserita bene, anche se non penso, botte sega. E una cosa che mi piace tanto è che i cinesi prima di inviare un qualsiasi oggetto ricaricano le cose al massimo. C'è stato un rumore che non mi è piaciuto molto, perciò proviamo a vedere se si accende. Ok ragazzi, qualcosa è partito, c'è qualcosa che sta andando. Come vedete la mia telecamerina si è accesa. Però la cosa importante è che le Xiaomi di solito, cioè, non hanno lo schermetto, perciò non potete vedere cosa sta registrando o no. Perciò dovete andare su, dipende da cosa avete, se avete un iPhone oppure un Android,
nel mio caso tutti e due, perciò abuso l'Android. Sì, raga, in pratica per sbaglio il mio operatore ha fermato il video. Comunque dovete andare su Google Play oppure App Store, quello che avete, e scrivere Xiaomi YI, che sarebbe l'applicazione del sito, come vedete ovviamente in cinese perché è una telecamera cinese. Cliccate accetta e aspettate che si installa l'applicazione. Ok ragazzi, vedete, l'applicazione c'è sia che sull'iPhone sia che sul Sony. Per adesso lo voglio testare sul Sony perché comunque questo telefono mi piace di più perché c'è lo schermo più grande, possiamo vedere le immagini più grande. Adesso per connettere la nostra Xiaomi al nostro dispositivo bisogna prendere la Xiaomi. Qua sul lato c'è tipo un tasto della Wi-Fi. Se io lo premo e lo tengo premuto, succede questo ragazzi, si accende la lampadina che mi sta a segnare che il mio dispositivo è connesso a... No, non è connesso niente, vuol dire che è solo che si è accesa la Wi-Fi. Adesso devo andare in impostazioni della Wi-Fi e trovare la Wi-Fi che si chiama YDXJ. La password di solito è sempre la stessa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, è la stessa perché... e si può cambiare dopo. Faccio connetti, la password a cui, cioè la Wi-Fi a cui ero connesso prima scompare questa. Adesso vado di nuovo sull'applicazione che non so che fine abbia fatto perché non c'è la scorciatoia, perciò eccola qua, Xiaomi camera, e faccio connetti. Vediamo. Ok ragazzi, come vedete sto inquadrando gli animali e come vedete si inquadra tutto il nostro iPhone, come vedete tutto quanto. E niente ragazzi, questa è la procedura. Adesso provo a fare una cosa rischiosa, inquadro me e il mio cameraman, questi siamo noi in questo momento, e adesso andiamo a testarla fuori casa. E bene ragazzi, adesso sto in pratica andando a prendere la mia bici perché sì, è una action camera, si testa su una bici. E niente, adesso non so come si vede l'acqua lì. Madonna. Sì, in pratica raga, qua stanno ristrutturando la casa, come vedete. E allora fanno tutto sto casino. Comunque, adesso raga, come ho già detto, non so come si vede l'immagine, e però spero si veda bene. Comunque sono uscito di giorno, un altro giorno, perché così si vedeva meglio. E oggi c'è soleggiato, anche se siamo già a novembre. Oggi è il primo di novembre. E niente raga, siamo quasi arrivati al mio garage e adesso vi faccio vedere. Ecco qua, c'è un qualcosa davanti al mio garage, che roba è, guardate raga, c'è sta cosa qua. Vabbè, il nostro tappeto. Comunque raga, adesso in pratica prendo la bici. Ok ragazzi, in pratica sto andando già con la mia bici. Ecco qua la mia swag bici, non so se si vede ma in teoria si dovrebbe vedere. E niente, sono arrivato nel posto in cui sto viaggiando verso il posto in cui volevo andare, ovvero in pratica è vicino a casa mia, e ogni volta che torno dalla scuola in pratica percorro questa strada che vedete adesso a piedi, però di solito perché in bici non ci vengo mai a scuola. E niente raga, in pratica il posto che volevo farvi vedere è appunto questo qua, è un olivaio, cioè olivaio è in pratica lì dove fanno crescere la uva. Ecco, ovviamente ci sono sempre persone che lavorano, non come me, che invece vado in giro con una videocamera in mano a registrare. E niente raga, in pratica questo è quello che vedete, e tra poco aggiungerò sul posto.